Siete sintonizzati su Global Community, la web TV del blogger Raffaele Barone WordPress. Questo incontro è finalizzato all'avvio del progetto IPS nella regione Sicilia. Siamo in presenza di Marco D'Alema, che è direttore scientifico del progetto che si realizzerà a Caltagirone a Siracusa, di Angelo Fioritti, che è direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna, dove hanno attivato per la regione Emilia-Romagna questo tipo di progetto di inclusione sociolavorativa, e di Sabrina Vaccaro, che è un'operatrice IPS a Bologna. Diamo la parola a Marco D'Alema, che è direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Roma H, cioè Roma Ciampino, che è direttore scientifico. Sì, volevo introdurre un discorso che poi i colleghi di Bologna ci spiegheranno più nel dettaglio, dicendo che questa idea di questo progetto è nata diciamo in un incontro, in un congresso che l'associazione si chiama AESAM, di cui il dottore Barone è stato presidente, attualmente ne sono io presidente. Abbiamo fatto proprio sull'inclusione lavorativa, dove è stato presentato questa metodica innovativa, e noi, nell'occasione della nostra collaborazione come associazione con la Regione Sicilia per il piano per la salute mentale, abbiamo presentato questo progetto al Ministero per fare un'esperienza in Sicilia, insomma. E questo progetto è stato approvato. È un progetto molto importante rispetto, perché è veramente un nuovo modo di fare inserimento lavorativo, e che ha anche l'unico che ha prove di evidenza, ed è applicato in molte nazioni, ormai in diverse nazioni del mondo. Io lascerei la parola al dottor Fioritti, che spiega meglio il metodo. Beh, io sono raccolto molto volentieri l'invito di Raffaele Barone e di Marco D'Alema a introdurre la tecnica IPS nelle province di Catania e di Siracusa. È una tecnica che è tanto semplice quanto rivoluzionaria e che negli Stati Uniti è adottata dall'inizio degli anni 90 e in Italia dal 2003, prima a Rimini, dove appunto all'epoca lavoravo, e da 3 anni invece in tutti i dipartimenti di salute mentale dell'Emilia Romagna, in particolare a Bologna, dove attualmente lavoro. In che cosa consiste? Ma normalmente noi pensiamo che le persone con gravi disturbi mentali debbano essere protette, formate, educate, avviate lentamente, progressivamente al lavoro, ma questo, che è la cosa che abitualmente viene fatta, fa sì che queste persone trascorrano lunghissimi periodi della loro vita in formazioni e non arrivino quasi mai, con percentuali molto modeste, a posizioni lavorative vere e proprie contrattualizzate. L'IPS parte invece dal presupposto che anche le persone con disturbi mentali gravi e persistenti abbiano delle competenze, delle capacità, delle motivazioni che consentono loro di ricercare e mantenere un lavoro nel mercato del lavoro competitivo. Quindi, anziché presentare come disabili o come categorie svantaggiate ai datori di lavoro le persone, magari tramite l'assistente sociale o i centri per l'impiego, la tecnica IPS sostiene le persone stesse a organizzare tutte quelle semplici operazioni che servono a cercare un lavoro, a sostenere i colloqui, a ottenere la posizione di lavoro e a sostenerle a tempo indefinito una volta che l'hanno trovato. È rivoluzionario perché fa sì che l'utente si presenti in tutte le situazioni lavorative senza essere connotato come paziente psichiatrico, e possa mettere in campo le sue migliori competenze e le sue motivazioni. È la tecnica in assoluto che ha dimostrato maggiore efficacia, perché in varie parti del mondo in cui è stata testata ha dimostrato che circa la metà delle persone che utilizzano questo metodo
riescono a ottenere una posizione lavorativa e quasi sempre anche a mantenerla nel tempo. E se teniamo conto che la percentuale di persone che trovano un lavoro contrattualizzato con le metodiche tradizionali oscilla fra il 5 e il 10%, è un grande risultato. Credo che forse Sabrina Vaccaro, che utilizza a Bologna questa tecnica da diversi anni, può magari raccontare meglio in che cosa consiste l'esperienza lavorativa con gli utenti. Sì, in particolare l'approccio, come diceva prima il dottor Fioritti, l'approccio è centrato sulla persona, quindi non si svolgono dei programmi di preparazione. L'intervento inizia subito in base alle preferenze, ai desideri e alle aspettative che la persona porta. E si costruisce insieme a lei quelle che possono essere le possibilità per arrivare ad avere il lavoro. Questo mette in moto all'interno della persona un processo molto importante perché comincia a vedersi sotto una luce un po' diversa, che non è solo la persona che ha bisogno di un accompagnamento, che ha bisogno di essere in qualche modo aiutata e ad inserirsi in un ambiente già pronto ad accoglierla, bensì comincia a fare un lavoro sul piano molto più interno e personale, quindi a rivedere quello che sono le sue capacità, le sue risorse, le sue competenze, cominciare a ragionare su quelli che sono i suoi obiettivi e con l'aiuto dell'operatore IPS provare a individuare una strada per arrivare ad ottenere il lavoro. È una relazione che si caratterizza molto sulla capacità anche dell'operatore di mettersi in ascolto, di sintonizzarsi sulla richiesta dell'altro, quindi di non imporre, di non essere l'operatore a definire quello che sono gli obiettivi, ma riuscire a centrare quelli che effettivamente possono essere anche raggiungibili, ma fare in modo che sia la persona stessa a sceglierli. L'intervento è veloce, rapido, si comincia subito a ragionare sulla storia pregressa di lavoro, su quello che sono appunto le proprie aspettative e si inizia a cercare il lavoro nel giro di 3-4 incontri. L'obiettivo sarebbe quello di riuscire ad arrivare ad avere almeno un primo colloquio nel giro di un mese e mezzo, due massimo. In tutto questo, ovviamente, la persona comincia a confrontarsi con nuovi aspetti, che sono, per esempio, come racconto la mia storia, come racconto la mia storia di lavoro, come faccio a presentarmi a un datore se sono tanti anni che non ho un'attività. E quindi assieme si ricomincia a ricostruire quelle che sono state le fasi e il periodo vissuto e quello che è possibile riuscire a portare all'interno di un colloquio di lavoro e altre notizie o informazioni no. Questo è un elemento importante perché a volte le persone hanno un'invalidità, sono seguite dai servizi ma hanno anche un'invalidità e si pongono spesso la domanda su come potranno fare a presentarsi e se potranno o dovranno dirla questa cosa. E quindi diventa proprio un ragionamento rispetto a quanto effettivamente si sentono in grado di poter affrontare questo tipo di incontro senza sentirsi come dire, stigmatizzati rispetto alla loro invalidità. Bene, queste cose saranno oggetto di un corso di formazione che durerà tutto l'anno. Ogni mese, a Caltagirone, nella zona del distretto di Caltagirone e Palagonia e a Siracusa, verrà messo in atto questa metodologia. I colleghi sono qui per fare la formazione. Inizio un corso di formazione in cui
Forse per la prima volta nei nostri servizi saranno insieme 50 persone provenienti dal servizio salute mentale con tutte le figure professionali, dal medico, psichiatra, psicologo, assistente sociale, pedagogista, infermiere, ai servizi di tossicodipendenza, neuropsia infantile, ai servizi delle comunità, quindi del sociale, le comunità delle cooperative, di tutte le cooperative, delle comunità terapeutiche, ecco, verrà insieme la Fondazione Vico Credo e Sviluppo. La stessa cosa avverrà a Siracusa, quindi inizia questo corso che durerà un anno e che accompagnerà tutto il progetto. Il progetto è a cura dell'azienda sanitaria provinciale di Catania e di Siracusa. Io sono un po' il referente regionale di questo progetto e è in sintonia con la nostra Global Community. È un progetto questo che si realizza in buona parte del mondo, nei paesi più avanti rispetto ai progetti di salute mentale, e l'obiettivo è di applicarlo nelle nostre comunità locali, infatti Global Community. Con questo vi saluto, vi ringrazio i colleghi che sono qui. E spero che possiamo rincontrarci a metà percorso per fare anche un bilancio di come va il progetto.